Siamo un gruppo bancario cooperativo, nato per continuare a fare quel che abbiamo sempre fatto. Un nuovo modo di fare banca. Gli stessi principi di sempre. Stop al femminicidio. Mai più altre Giulia. Il Consiglio provinciale di Rovigo approva l'ordine del giorno contro il femminicidio e la violenza sulle donne. Si chiedono fondi per i centri antiviolenza, pene certe per chi aggredisce e uccide le donne e tutele vere per quante trovano il coraggio di denunciare. Documento trasmesso a parlamentari e consiglieri regionali. I luoghi dell'abbandono abbandona. L'associazione I luoghi dell'abbandono, che gestisce il parco dell'ex ospedale psichiatrico di Granzette, organizzando eventi e portando mostre nei padiglioni, ha deciso di lasciare Rovigo dopo il nuovo attacco arrivato sotto forma di adesivi anonimi affissi all'ingresso che recitavano «Via i fascisti di Casa Pound dall'ex OP». Venetisti, nuova udienza. Sarà la Corte di Appello di Venezia a valutare la vicenda dei venetisti, ossia delle 30 persone per le quali era stato chiesto il processo con l'accusa di aver fatto parte di un'associazione eversiva che perseguiva, anche con metodi violenti, l'indipendenza del Veneto. Per nessuna di loro l'accusa aveva retto, ma la Procura di Rovigo ha presentato appello. Niente Tari a Mar di Mago. Ridurre l'imposta dei rifiuti, la Tari, agli abitanti di Mar di Mago, la frazione che sarà percorsa dai mezzi di ecoambiente diretti alla discarica, dopo che il comune di Villadose ha deciso di bloccare loro il transito. La proposta arriva dal capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Michela Retusini. Il cinema riapre il 12, è il 12 dicembre il giorno in cui sarà riaperto il multisala cinematografico di Borsea, chiuso ormai da quasi due anni, da quando la sera dell'8 dicembre 2017 scoppiò un incendio nel negozio sottostante. A riaprire la struttura, riattivando per ora 5 delle 8 sale, sarà la società Notorious. Ripristinate il doppio senso. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Mattia Moretto, domanda che venga ripristinato il doppio senso di circolazione lungo Viale Marconi, la strada della stazione. Il senso unico, accusa, provoca lunghe code ed emissioni di smog intollerabili. La madre di tutte le stragi, Pietro Calogero, ex magistrato, a Rovigo ha parlato della sua indagine sulla strage di Piazza Fontana nel 1969, che per primo lo vede imboccare la pista del terrorismo di destra, che lo portò a indagare su Ordine Nuovo. Il tutto, nella cornice dell'iniziativa, la provincia incontra l'autore. Fondi per Casa Matteotti. Arriva dalla Regione del Veneto un importante contributo per Casa Matteotti, la casa museo di Fratta Polesine dedicata al deputato socialista e sindaco di Villa Marzana Giacomo Matteotti, ucciso dai fascisti. Saranno garantiti 30.000 euro annui per manutenzione e progettazione e 5.000 euro per la promozione. La splendida Venezia. Terzo appuntamento per i martedì del Rotary in Accademia dei Concordi con l'autore Alessandro Marzo Magno, che racconta la Venezia nel Cinquecento presentando il libro La splendida Venezia tra il 1499 e il 1509. Nelle sue parole, la città della Serenissima diventa emblema della resilienza e del sapersi trasformare reinventandosi. Dalla parte dei bambini, il Partito Democratico Provinciale promuove un incontro venerdì 8 novembre in Pescheria Nuova alle 17.30 dal titolo I diritti dei bambini e delle famiglie fragili, risorse e criticità dell'affido. Un incontro per parlare del tema dell'affido introdotto dall'assessore ai servizi sociali del Comune di Rovigo, Mirella Zambello.